Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Cris75, siamo qui per uno svuota la spesa del Carrefour. Sì, no, dai, come no, sì, ragazze belle, buon lunedì. Sono le 2:30 e sono appena arrivata da fare la spesa. E niente, adesso vi faccio vedere le cosine che ho preso. Mi hanno dato anche dei bollini perché è iniziata una collezione, poi vediamola, vedremo insieme. Vi dico il totale perché sennò poi dopo me lo dimentico, ho speso 181 euro, ragazze. Iniziamo. Vabbè, prima le cose, così le tiro via. L'acqua, ho preso 6 da 1 litro. Da 1,5 litro, sempre quella del Carrefour. Io prendo così. Poi 5 bottigliette di quelle da mezzo perché non c'era chiusa, se no la prendevo chiusa. E ce ne deve essere in giro una bottiglietta così da qualche parte. Boh, la troveremo. Iniziamo con quella del frigorifero. Ragazzi, che peso! Ma sapete che qui fa caldo? Oggi fa caldo, anche ieri. Allora, queste sono le due raccolte. Ah, sono contenitori in vetro, mi sa. Per ottenere prodotti Brabantia. Sì, sono contenitori in vetro. Ah, però non male, eh. Poi li guardo bene e vi spiegherò. Allora, ho preso per stasera, voglio fare degli involtini e voglio farli sempre nella friggitrice d'aria che mi sto trovando benissimo. L'altro giorno ho fatto io le polpettine, sono venute buonissime. Poi cosa ho fatto? Vabbè, le zucchine ve l'ho detto, il pesce. Adesso stasera voglio fare degli involtini. Praticamente ho preso la carne di vitello, poi ho preso il formaggio che vedrete prosciutto, lo chiudo e però lo chiudo con lo spago, come fare tipo dei piccoli arrostini, perché così non si apre e non esce tutto il dentro. Poi vediamo se mi vengono bene, se mi vengono ve lo dirò. Comunque ne ho preso due confezioni di carne. Poi il prosciutto che glielo metto dentro, taglio delle striscine e glielo metto dentro. Il formaggio ne ho prese, sì, ne ho presa una così. Poi ho preso, vabbè, la solita, la scamorza perché era in offerta, la seconda la pagavi la metà. Stavolta ho preso tante cosine che il secondo lo paghi la metà. Poi, vabbè, le banane per il mati, il pezzo del grana, buono. Già questo sono 8-9 euro, vediamo un po'. Sì, infatti, 9,60 euro. Poi la marmellata, che anche questa era in offerta del 20% in meno. Ho preso l'albume perché, siccome domani è San Valentino, ho lì della farina di cocco che l'avevo presa, poi volevo fare dei dolcetti e non ero riuscita a farli. E allora li faccio oggi pomeriggio in serata per domani, così anche per il Mati, per la Vale. Volevo portarli se riesco in edicola, vediamo dove riesco a portarli. E ne ho prese due di albume perché sono sicura che serviva l'albume. Poi ho preso la mozzarella, due tipi di formaggio. Ho preso uno strano di Crodo e la toma del Valsesia. Poi ho preso gli Actimel, perché li stiamo bevendo sia io che il Mati. Ho preso un misto di frutta e questo qua buonissimo, More Mirtilli. Però questo qua non l'avevo ancora preso, questo qua frutta mix. Ero curiosa di vedere se piace a me il Mati, ma sicuramente ci piace. Poi l'Asiago, sempre. Ho preso l'Asiago e questo qua invece è l'Ermenna. Pontina e Asiago, poi le olive. Ho preso tre confezioni di questi pesti che sono buonissimi. Allora, uno è il pesto al pomodoro, uno alla calabrese e poi il classico pesto, sono quelli della Polly. Buoni, veramente sono comodi perché anche per il mate, quando è da solo così se la prepara anche lui. Poi la carta igienica. Anche qua altri 4 euro. Vabbè, ho preso cose che erano veramente anche un po' costose questa volta perché ho finito anche il detersivo della lavatrice. Stavolta ho preso il Marsiglia. La prossima volta voglio prendere quello liquido, devo ricordarmi, lunedì lo prendo. Poi ho preso l'ammorbidente, questo qua sono nuovi, io non l'ho mai preso. Questo qua ha voglia di Maldive della Vernelle, vediamo un po' il profumo com'è.
Buono. Bene. Poi la Redmi stavolta, infatti ho detto una settimana la prendo, una settimana no, questa settimana sì. Le patate, quelle russe, un litro di latte, sempre Carrefour, eh. Poi quell'altra bottiglietta che era fuori, quello per il WC, questa volta quello che ha odore di candeggina. Un reggiseno, io li adoro questi reggiseni qua, sono anni che ormai lo uso, della Lapel, ed è quello classico, proprio il reggiseno classico, quello cioè normalissimissimo, non ha niente, ecco, io prendo sempre questo, prendo sempre una quinta, anche se non è, ma perché sono piccolissimi, cioè la misura che viene segnata lì non corrisponde per niente, e allora ne prendo sempre la quinta. Perché sennò di solito avrei una terza abbondante, ecco, diciamo che magari la terza mi è piccola, la quarta mi sarebbe grande dei reggiseni. E allora faccio così, per non sbagliare, questi qua, ormai lo so, prendo la quinta, perché almeno sono sicura che, perché a me non piace quando esce un po' qualsino, mi dà un fastidio che non posso neanche immaginare. Metto via un po' di cose, perché qua oggi, mamma mia ragazzi, fuori fa un caldo. Fa proprio caldo, eh. Ma l'avevano detto che si alzavano, le temperature. Poi vabbè, io ho già sempre caldo, dunque non sono calcolabile forse. A me non mi dovete calcolare. Però sono andata a fare la spesa, avevo sul giacchino un caldo dentro di quel Carrefour, perché logicamente ci sono i riscaldamenti ancora accesi. E dunque dentro nei negozi fa anche caldo, non sulla giacca, giri e ti viene ancora più caldo. Vabbè. Poi spostiamo un po' di case, ecco qui, se le mettiamo qua sotto, che sono tutte le porte via, e facciamo l'ultima borsa, ragazze. Allora, ho preso di nuovo quelli al Camon perché sono i più buoni di tutti, se vi capita prendeteli. Poi ho preso la pinza, quella della Terra d'Italia, quindi il mate ce l'ha, la farina perché non ne avevo proprio più. 14 panini, di solito prendo quelli di grano duro, sempre quelli. Biscottini, tre confezioni, uno al pesce, uno pesce formaggio e l'altro erbagatto. Poi ho preso due deodoranti, questi qua che ho usato al Matti perché anche qua il secondo lo pagavo la metà. I croccantini del gatto, questa volta al pollo. Questi che sono troppo buoni, della Fiorentini, quella al rosmarino. Caffè, ginseng non ce n'era più e ne ho ancora 5-6 capsule. Ho preso quello normale perché ho visto che è quasi finito per il mate la mattina. Poi ho preso i tovagliolini a forma di cuoricino. Questo ne ho presi due perché il secondo lo pagavo la metà. Questa volta ho preso questo qua. C'erano anche le capsule, quelle dure, però ho preferito prendere questo stavolta. E poi sempre c'erano, il secondo lo pagavi la metà, il profumo, quello per la lavastoviglie della Carrefour, allora l'ho preso perché l'avevo finito, l'ultima l'ho messa l'altra settimana. Le barrette, quelle del Mati, questi, forse sono anche questi, questi costicchiano, perché a me mi sembra sui 4 euro. Ho preso il pesto e poi l'altro alla calabrese, che così almeno per un po'. Poi ho preso la piadina, quella piace armati, il deodorante per me stavolta mi sono provata, ho provato questo, vediamo com'è. Poi i sacchetti dell'immondizia, ho preso questi qua che dovrebbero essere quelli che vanno bene per la cestina dei gatti e questi qua invece che sono quelli che uso qua in cucina. Cicche e cicche. Ho preso queste qua che dovrebbero essere alla frutta. E queste qua che sono quelle invece alla menta. Basta, vi ho fatto vedere tutto. Sì, tutto. Adesso metto via la spesa, ragazze. Allora, stamattina mi sono già anche lavato i pavimenti, ho fatto tutti i lavori. Devo stirare. Dovrei fare quel lavoro delle fotografie che sto dividendole tutte bene. E poi vorrei fare quei dolcetti. Vediamo cosa riesco a fare ora della fine della serata. Io spero di riuscire a far tutto, se no,
quello che non faccio oggi farò domani, quello che non verrà fatto domani verrà fatto dopodomani. Di solito quando dico faccio questo e questo ci arrivo, però vediamo. Prima sicuramente stiro e poi dopo faccio i dolcettini e se poi mi rimane tempo mi dedico alle foto. Sto facendo di nuovo crescere la frangia perché non mi piace, perché quella cosa a me che si divide non la sopporto, e allora adesso li faccio crescere. Adesso poi volevo andare a fare anche la tinta, ma cerco di aspettare, tirare un pochettino, vorrei che sia più vicino a Pasqua, anche così almeno lo faccio e per un altro po' sono a posto, perché a me è una tortura andare dalla pettinatrice, è una tortura ragazze. Ragazze belle, come sempre, se questo video vi è piaciuto pollicione in su, se non vi è piaciuto pollicione in giù lo capirò. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi, attivate la campanellina perché i video li metto ogni tanto. Vi voglio bene.